consulenza tecnica della difesa di parte Parte civile, civile. quindi direi che non è tenuto all'obbligo di verità, ma al dovere di scienza. Visto quello che abbiamo sentito, tra l'altro. Bene, Che pensa buongiorno. scendere? Sì, intanto per il verbale e le sue generalità. Sì, Cinzia Venturoli, sono nata a Bologna il 6 agosto 1962. Sì, i suoi titoli Sì, scientifici, culturali. allora, io sono professoressa a contratto all'Università di Bologna, membro del Comitato Scientifico della Rete degli Archivi per non dimenticare, dottoressa di ricerca, tra l'altro con una tesi che discute proprio sulla storia e la memoria delle stragi. E, ho Non solo scritto. quella di Bologna. No, il dottorato era su Piantafontana, Brescia e Bologna, il dottorato di ricerca. Poi ho approfondito invece negli anni successivi, in particolar modo la strage di Bologna, sempre rispetto alla storia, alla memoria e alla ricostruzione delle vittime, della storia delle vittime e a tutto ciò che stava attorno a questo aspetto, più naturalmente anche l'aspetto della verità storica rispetto a quello che era successo, ma proprio anche andando ad analizzare questi particolari aspetti che fino ad allora non erano mai stati messi così in Questi luce. particolari aspetti riguardano le Le vittime, mentre vittime, sull'indagine storica lei cosa ha sì. No, fatto? sull'indagine storica è chiaro che occupandomi ho recuperato, ho cercato di utilizzare la parte, come Studiato i dire, processi, le giudiziaria, sentenze? sì, pur con gli occhi dello storico naturalmente Certo. e non del giudice, e anche il contesto attraverso fonti quali giornali, le commissioni parlamentari d'inchiesta, proprio per riuscire ad andare a mettere quello che via via io andavo a ricercare in un contesto Beh, più ampio, quindi ecco questo. immagino che adesso le domande saranno Ecco, prima di anche su entrare, questo. prima Presidente di entrare, lasciare la parola alla mia collega, deposito per voi giudici una copia con allegazioni a colori della consulenza tecnica della professoressa Venturoli. Quindi è la stessa consulenza che abbiamo depositato la volta scorsa, era siccome la consulente ci ha offerto una copia a colori della stessa, l'abbiamo riprodotta e ne abbiamo una copia per ciascuno di voi. Quindi questa è una consulenza resa per l'occasione, per questa Sì, sì, fattispecie. sì. Dimenticavo, professoressa, lei autorizza le riprese Sì, video? certo. Ecco, poi deposito anche un'istanza di produzione documentale attinta dal fascicolo di indagine sul 2 agosto 80, prima indagine, con l'elenco delle persone decedute, l'elenco delle 216 persone ferite, lo depositeremo, direi che non Ma questo è è. nel capo di imputazione, cioè contemporaneo. Sì, ecco, è un estratto comunque di un volume, è esattamente il volume Faldone primo, affogliazione 37-128, dove ci sono gli inserti fotografici delle vittime e di quella sala d'aspetto. In questo caso ne produco una sola copia, non la diffondo perché riteniamo che queste immagini debbano essere viste dai giudici, le parti se vogliono ne possono prendere propria visione, ma evitiamo di Quindi questo è diffonderle. un estratto di un Del volume di 1 delle indagini, delle prime indagini sulla strage, dove c'è Ho capito. dei rilievi fotografici dei corpi delle vittime, della sala d'aspetto e della distruzione di quel danno catastrofale di cui ha parlato il professor Rossi prima. Grazie. Bene, mentre il collega Speranzoni distribuisce la copia della perizia. Io per la registrazione sono l'avvocato Michele, Collegio di Parte Civile, e procederò a porre alcune domande alla professoressa Venturoli sulla base della perizia che per l'appunto è in corso di distribuzione. Professoressa, lei ha svolto un incarico volto a ricostruire sostanzialmente il contesto e la storia delle vittime della strage di Bologna, cercando, direi, di trasformare quelli che sono stati per anni dei numeri, 85 vittime, 85 morti, 216 feriti, in persone, storie dei singoli. E allora partiamo dalla nozione di vittima, che è una nozione ampia, come lei ci ricorda nella sua perizia, alla luce di una direttiva europea, che è la 2014/2001,
direttiva 2012-29, che per l'appunto, questa è la mia prima domanda, fornisce una nozione molto ampia e articolata di vittima. Sì, ho cercato di ricostruire proprio questo aspetto, perché quando noi diciamo vittime, naturalmente pensiamo agli 85 morti e 216 feriti, e anzi mi permetterei di dire oltre 216, perché molte persone non sono andate a farsi, come dire, soccorrere, magari avevano ferite lieve, avevano paura di andare a intasare ulteriormente gli ospedali. E naturalmente queste sono le vittime primarie, ma poi abbiamo le vittime secondarie, cioè le persone congiunti, coloro che come dire, facevano parte delle famiglie, familiari, sia delle persone uccise che delle persone ferite. Poi abbiamo anche, direi, possiamo andare oltre naturalmente e dire che sono vittime anche i soccorritori. Forse non ci abbiamo mai pensato, ma le persone che sono rimaste su quella piazzale della stazione per ore e ore hanno fatto e visto cose da cui non si sono mai completamente ripresi. Poi ci sono anche, pensiamoci, ai sanitari. Pensiamo sempre che siano abituati, ma una cosa del genere non è facilmente affrontabile. E poi ancora tutta la comunità. Quindi io direi, mi permetto di usare una metafora, se volete un pochino così, però forse aiuta a spiegarmi, cioè come quando gettiamo un sasso nello stagno, i vari cerchi, alla fine è increspato tutto lo stagno, perché davvero una cosa del genere colpisce in modo grave e profondo veramente tantissime persone. Ecco, proviamo appunto a seguire questo percorso per cerchi concentrici. Partiamo dal primo cerchio, quello più intenso, quello delle persone che persero la vita a causa dello scoppio. Furono 85. Sì. C'erano persone che provenivano non solo dall'Italia ma anche da paesi stranieri, molti di loro erano giovani, giovanissimi, alcune intere famiglie. Ecco, le chiederei di raccontarci per linee generali queste storie. Sì. Sì, erano appunto persone che venivano da 50 città diverse, 9 erano gli stranieri, 33 avevano fra i 16 e i 27 anni, bambini, 7 fra i 3 e i 14 anni, poi naturalmente c'erano studenti, impiegati, insomma uno spaccato reale della società di quel tempo. Erano persone che molto spesso erano lì per caso, nel senso che se noi scorriamo le loro storie, erano storie di persone che avevano perso coincidenze. Era il primo sabato di agosto e quindi i treni erano tutti rallentati, i treni avevano causato, come dire, tanti disguidi. Persone che magari erano andate a chiedere un'informazione perché sarebbero partiti i giorni successivi, persone che stavano appunto tornando a casa o andando in vacanza. I giovani soprattutto naturalmente ci colpiscono perché capiamo come ci sia stato sottratto un'energia, ci sia stata sottratta una forza che poteva in qualche modo diventare veramente molto positiva per la società e non solo naturalmente per loro, ma anche le persone più adulte. Con loro sono scomparse intere biblioteche, verrebbe da dire, intere competenze, no? Biblioteca nel senso più ampio naturalmente del termine. E quindi sono davvero un danno enorme, no? Che viene fatto sia a loro che a tutte le persone e anche a tutta la società. Posso entrare in qualche esempio naturalmente, veramente sono tantissime, intere famiglie, ecco, ci sono anche intere famiglie che sono state completamente distrutte dalla strage o famiglie che sono state parzialmente distrutte, ma anche in questo caso, ad esempio come la famiglia Mauri, che ha visto la scomparsa dei due genitori del bambino, pensiamo anche ai nonni, per esempio, a casa, cioè che loro sapevano, i loro familiari, peraltro in macchina e non in treno, ma insomma per una vicissitudine si sono trovati in stazione e li pensavano al sicuro, in realtà vengono a scoprire che sono stati coinvolti, quindi addirittura una delle due nonne si chiuderà in convento perché non riuscirà, dopo la morte del marito, a fare fronte a una cosa devastante, aveva 6 anni il bambino, e quindi davvero qualcosa che... E fino alla morte della nonna nessuno ha avuto il coraggio di rievocare questa storia, quindi anche nel paese, che è in provincia di Como,
rimaneva una memoria sotterranea quasi, proprio perché non si voleva causare un ulteriore dolore, no, a questa donna che veramente ne è uscita devastata. Quindi davvero le storie possono essere tante, e insomma le tipologie sono queste. Fra l'altro io a volte dico eravamo noi quelle persone, perché se noi scorriamo quei nomi magari troviamo qualcuno che aveva il nostro nome, o che aveva la nostra età, o che aveva i nostri sogni, che aveva fatto i nostri studi, e quindi in qualche modo davvero poi ho trovato necessario, importantissimo, ridare umanità a quelle persone, perché una bomba toglie l'umanità, disumanizza, no? Chi mette una bomba utilizza le persone quasi come degli strumenti, no? Lo dice Bobbio. Ridare un volto a quelle persone credo che fosse non solo un nostro dovere, ma anche estremamente importante, affinché noi possiamo capire cosa significa una strage, altrimenti non riusciamo a capirlo, credo. Ecco, proprio per dare umanità a questi, a quelli che per tanto tempo sono stati nomi e numeri, e in allegato all'elaborato per Italia sono state inserite, dove possibile, le fotografie di queste persone, perché è bene che si sappia anche come erano fatti, quali erano i loro volti. Ci sono delle foto di famiglia, perché per l'appunto molte famiglie sono state spazzate, letteralmente spazzate via. E lei ricordava prima questo tema della disumanizzazione, che è stato affrontato anche dal professor Rossi nella precedente testimonianza, e cita Norberto Bobbio. Norberto Bobbio probabilmente coglie meglio più di altri la tragedia che sta dietro a questa strage. Può tornare un attimo su questo argomento? Sì, Bobbio dice che la strage è il male assoluto proprio perché chi diventa vittima, chi è il bersaglio, non c'entra nulla, nel senso che viene utilizzato, viene disumanizzato, viene utilizzato come uno strumento per poi, come dire, arrivare agli scopi che le persone che hanno deciso di mettere la bomba e di organizzare la strage hanno. Quindi è proprio devastante questa questione, no? Cioè essere inconsapevoli, strumenti, la propria morte, l'essere feriti è uno strumento nelle mani di chi deve lanciare, insomma, messaggi, o comunque arrivare a uno scopo definitivo. Quindi questo credo che sia un'analisi molto, molto importante, come quello che si diceva prima, citava anche la vicepresidente. Bobbio dice, per capire la strage bisogna anche guardare al dopo, no? A cosa ha causato quella strage. Queste sono due cose molto importanti. L'effetto intimidatorio ed orrorifico del quale si parlava prima. Certo. Lo anticipo, successivamente torneremo su alcune di queste storie, ora ci concentriamo sul quadro generale, appunto su questi cerchi concentrici. Io vorrei, proprio proseguendo in questa operazione per cerchi concentrici, passare ai familiari delle vittime, perché c'è un'altra categoria che viene normalmente definita vittime indirette o vittime secondarie. Io credo che nessuna di queste nozioni colga fino in fondo la tragedia che c'è dietro a queste vicende, però torniamo, appunto, parliamo. C'è qualche problema? Prego. Prego. Familiari delle vittime. Sì. Molti, ovviamente. Molti. Certo. Sono molti, sono di diverso, naturalmente, come dire, grado, no, di parentela. Per qualcuno non c'è nemmeno un nome per definirli, perché se noi ci pensiamo, ci sono gli orfani, ci sono i vedovi e le vedove, ma chi perde un figlio non c'è un nome per definirlo. Quasi che fosse indicibile, no, questa condizione, no, dell'aver perso un figlio. E naturalmente sono tanti, proprio perché tanti erano i giovani, le persone che si trovano senza più un figlio o una figlia. Questo è un dolore, naturalmente, come dicevo prima, quasi indicibile, ed è anche una perdita proprio anche di sostegno economico, psicologico della famiglia. Ci sono molti giovani, molti che venivano dal sud, che si erano spostati per lavorare, che erano qui magari a lavorare per poi risparmiare, dare una mano ai genitori che magari erano pensionati, oppure che avevano
come dire, una famiglia molto numerosa, e quindi questo era una questione molto importante, oppure proprio un sostegno psicologico. C'è qualcuno che dice: mia figlia pensava tutto. Quindi sicuramente due diversi tipi di danni, no? Due diversi tipi di assenza che sono compenetrabili, insomma. Poi c'è la questione di perdere un genitore. Prima si faceva, come dire, l'esempio di perdere il padre, no? Quindi tu non hai più un punto di riferimento. Ma anche, sono tante le donne naturalmente che vengono uccise nella strage, perdere una madre è un punto di riferimento molto importante, soprattutto quando i figli sono in tenera età o sono nell'età dell'adolescenza. Ci sono appunto molti adolescenti che hanno perso i genitori, un genitore, entrambi i genitori, e per loro è stato davvero complicato. C'è qualcuno che dice: ero un gran mamone, scusate, è un bolognesismo credo, ma vuol dire ero molto attaccata alla mamma e non volevo separarmi da lei neanche per 15 giorni delle vacanze, e la mamma non ce l'ho più. E un'altra testimonianza ci dice che stavo scoprendo l'adolescenza e voleva un po' raccontare alla mamma cosa significava essere innamorati per la prima volta, quelle coppie, no? Un po' da 14enne, e poi dice: io sto ancora aspettando di raccontarlo a mia madre. Insomma, per non dilungarmi troppo, però ci sono questi punti di riferimento che vengono meno e tutti dicono: beh, la vita che è cominciata dopo è una vita diversa. Dico così perché io ho svolto molte interviste, ho raccolto molte testimonianze orali, quindi faccio riferimento a queste, no? Quando dico, mi esprimo in questo modo. Quindi perdere un figlio, abbiamo detto, perdere un sostegno, perdere un genitore, altrettanto complicato, perdere il compagno o la compagna della vita, e quindi non riuscire nemmeno più a vivere, cioè quasi una vita aspettando di andarsi poi a ricongiungere, a ricongiungersi col proprio familiare. Al tempo stesso, naturalmente, anche l'altra parte estremamente drammatica che non passerà mai, quando si va o all'ospedale o all'obitorio per vedere, per riconoscere un parente, un figlio. Torquato Secci, che è il primo presidente dell'associazione, usa un termine drammatico in un'intervista a Zavoli nel programma A Notte della Repubblica. Dice: mio figlio era diventato un rudere perché aveva gravi ustioni, gli avevano tagliato una gamba, insomma era veramente, e sentire un padre che dice mio figlio era un rudere, voi capite bene che dà veramente la misura di quello che quel genitore ha provato, e come possiamo ben immaginare. Qualcun altro dice: non posso descrivere il dolore di chi perde un figlio. Quello che posso descrivere e dire è il fatto che non finisce mai, perché è una cosa da cui non riesci mai a uscire, non riesci mai a elaborarlo, un lutto di quel genere. Quindi direi che, insomma, i familiari delle vittime e anche i familiari dei feriti, mi permetterei di dire, non solo delle vittime, diciamo quelle che sono appunto gli 85 uccisi, ma anche i familiari dei feriti, hanno visto una vita cambiare. Perché forse posso dire qualcosa anche sui feriti, sopravvissuti, però voi pensate magari a un figlio che si salva ma che ha dei danni permanenti, quindi la famiglia si deve riorganizzare attorno a questo figlio o questa figlia che deve cambiare vita, che deve cambiare completamente. Quindi anche questo credo che sia molto importante come questione per capirla, quella strage. Quindi lei, che ha, ci diceva, raccolto le testimonianze di figli, genitori, feriti, sopravvissuti, che magari hanno riportato gravissime lesioni tuttora esistenti, ha potuto constatare i fenomeni dei quali ci parlava prima il professor Rossi, quindi la sindrome del sopravvissuto, la sindrome del mondo perduto, questo senso di prigionia. Lei ha raccolto questo tipo di... Sì. Vissuti nel corso della sua ricerca? Sì, assolutamente sì. Innanzitutto inizierei da questo, dal senso di colpa, no? Il senso di colpa, Primo Levi ne parla in modo molto, molto efficace e molto importante, cioè il senso di colpa di essere vivi. Non capire perché si è vivi, magari mentre le altre persone che erano vicino sono morte. E quindi chiedersi perché, qual è lo scopo di questa vita, ma anche non sentirsi mai, non poter mai essere felici,
perché anche magari nei momenti di felicità si sente quella scatta, no? Quella cosa per cui vai, pensi a chi non c'è più e allora non ti senti degno di essere felice. Questa è una cosa che si trova, direi, almeno in tutte le persone, insomma, più o meno, larga parte delle persone che sono sopravvissute a questa esperienza. E quindi il senso di colpa, il senso di inadeguatezza, anche il mettersi in pericolo in qualche modo, un altro tipo di reazione, cioè se non mi ha ucciso quella bomba, beh, insomma, posso fare quello che voglio, ma in realtà ci si va a mettere, ci si va a mettere in pericolo. Quindi tutte quelle, no, cose che vengono descritte, raccogliendo queste storie, si chiamano micro storie, come dire, in termini storiografici, non che siano micro, ma nel senso che si va proprio a scavare, no, dentro la storia di ognuno, sono storie che sono questioni che vengono assolutamente messe in luce. Un'altra cosa, per esempio, è che capita soprattutto alle persone che sono diventate il loro mangato il simbolo di questa strage, perché ci sono delle fotografie, no, che li fermano in quel momento. E sono fotografie che per noi sono veramente molto importanti, perché comprendiamo una strage guardandole. C'è una madre che esce dall'obitorio dove è dovuta andare a riconoscere il figlio ventenne. C'è una ferita che viene portata via dopo essere stata sepolta per due ore. E quelle foto sono veramente, cioè ci raccontano quello che è una strage, ma al tempo stesso bloccano quelle persone in quell'istante. Loro sono per sempre i simboli di quella strage. Quindi, oltre naturalmente alle ferite fisiche, alle ferite psicologiche, c'è anche questo essere bloccati lì. E, come dire, si vede fisicamente attraverso anche quelle fotografie. Ha constatato anche il fenomeno del ricordo, quell'intrusione di ricordi della quale ci parlava il professor Rossi, per cui ad esempio si sente un suono e si ricollega all'evento? Assolutamente sì, ma suoni anche banali, non immaginiamoci chissà cosa, una porta che sbatte, una finestra che sbatte alle spalle e quindi tu non vedi, no, da dove viene questo rumore. Immediatamente si torna, quindi petardi, porte che sbattono, sirene, ma anche, non so, qualcosa che uno stava facendo un istante prima della strage. C'è ad esempio qualcuno che stava aprendo una lattina di bibita, ogni volta che qualcuno apre una lattina di bibita si torna là, quindi è una, anche la vita quotidiana è completamente cambiata, non so, vedere dei manichini per terra mentre stanno allestendo una vetrina, la mente torna a che cosa? Quando si è andato all'obitorio a cercare di riconoscere un familiare che non si trovava più, e quindi anche questo, no? Insomma, quindi qualsiasi piccola cosa può riportare a quel momento. Può scatenare nuovamente il ricordo. Il ricordo e anche quindi questa reazione traumatica, che perché rimane quasi, cioè è sempre lì, insomma, basta veramente poco per farla riaffiorare. Ecco, proprio a proposito di questo tema, quindi dei risvolti psicologici, lei nella sua perizia parla di un tema delicato. Nel 1980 il supporto psicologico era decisamente diverso rispetto ad oggi, anche gli studi successivi hanno portato. Le chiederei, sì, di tornare un attimo su questo argomento. Sì, sì, era molto diverso proprio a livello anche di storia, appunto, della psicologia, nel senso che in quel momento i soccorsi alle vittime erano i soccorsi fisici, no? Bisognava naturalmente aiutarli, curarli, operarli, rimetterli, come dire, no? In condizioni fisiche sicuramente complicate, ma almeno accettabili. Non c'era l'idea invece di dover dare un supporto psicologico, non c'era nella, come dire, nella vulgata comune, per cui rivolgersi da uno psicologo era una cosa che qualcuno guardava con sospetto, ma non c'era nemmeno all'interno della dottrina psicologica, perché non c'era ancora la psicologia dei grandi traumi, tutte queste cose che via via per fortuna sono venute alla luce, però in quel momento non c'erano. E allora non avere un supporto di questo in questo senso ha sicuramente aggravato le situazioni. Molti dicono: sì, io ero guarito, comunque stavo meglio, però avevo gli incubi, però magari mi davano dei farmaci che ovattavano il dolore, ma io ho bisogno che questo dolore, come dire, avesse un nome, ho bisogno di dirlo questo dolore, e non riuscivo a trovare qualcuno che mi aiutasse. E questo è stato un altro grosso problema, anche perché un supporto psicologico fa sì che le vittime intanto cerchino proprio di dare un nome a tutte quelle cose che sentono dentro di sé, e questo gli aiuta piano piano
Questo ha fatto sì anche che molte vittime, non ha, vittime intendo sia feriti che familiari di persone uccise, non hanno raccontato per tanti anni. Questo succede, no? Dopo eventi traumatici molto, molto forti, hanno messo 20-30 anni per riuscire a raccontare, e al tempo stesso spesso all'interno della famiglia non se ne parla, e questo non detto aggrava in qualche modo anche proprio il peso di quello che è successo. Se posso solo aggiungere, lo scatto che ha portato molte persone a raccontare più facilmente in pubblico è il dovere della testimonianza. Cioè hanno pensato che fosse necessario raccontare, un po' per dare voce a chi non c'era più, ma anche proprio per tenere viva la memoria, e raccontando e quindi facendo in modo che le persone potessero entrare in empatia con loro, con quello che era successo, hanno pensato, io credo in modo molto corretto, che poi ci potesse essere anche uno sviluppo della divulgazione della conoscenza storica. Quindi la MOLLE è stata questo, un dovere di essere testimonianza, che molti hanno sentito, molti ci hanno provato. Io ho assistito anche a volte all'intervento di alcune familiari. Era una ragazza che aveva perso entrambi i genitori, era molto piccola, era una bambina quando li ha persi, ha provato, ha detto io adesso ci riesco, io adesso voglio, perché voglio parlare. Non ce l'ha fatta, si è messa a piangere e naturalmente abbiamo interrotto, proprio perché c'era la volontà, ma il dolore era talmente forte che non ce l'ha fatta. Insomma. Ecco, il tema della rievocazione si è spiegato sia in occasioni pubbliche alle quali lei alludeva in questo momento, sia nel corso dei processi che si sono svolti nel corso degli anni. Qual è stata la reazione dei familiari, delle vittime nel corso dei processi? Lei ha potuto ricostruire qualche episodio significativo? Sì, è una domanda che pongo spesso, no, alle persone, perché credo che sia importante capire come persone che avevano 20 anni o anche meno, 15 anni, 16 anni nel 1980, poi si sono dovuti confrontare con un processo. Non è una cosa semplice, non è una cosa facile. Un processo in cui molto spesso hanno visto anche la presenza naturalmente degli imputati, e quindi a volte raccontano della difficoltà di rapportarsi con queste cose, la difficoltà anche di rapportarsi con le difficoltà stesse del processo, cioè vedere un processo molto complicato, quasi a non avere gli strumenti per comprendere. E anche appunto guardando in alcuni casi gli imputati, si sono sentiti poco rispettati. Questo per loro è stato un dolore molto, molto forte. Ecco, lo racconto, parlo dei processi naturalmente, quelli processi che arrivati hanno conclusione naturalmente. Questo è un po' il vissuto che molti raccontano. Ecco, per tornare un attimo anche agli effetti sulla vita quotidiana, quindi la perdita dei familiari, la perdita affettiva, ma accennava prima il professor Rossi anche ad un altro argomento, che sono le perdite economiche, cioè il fatto che in alcuni casi le vittime fossero anche il sostegno economico di famiglie spesso molto modeste. Assolutamente. Come dicevo, per esempio, c'erano famiglie molto numerose che si basavano molto spesso, come dire, avevano un grosso aiuto da alcuni figli, dai figli che sono. Ma ho in mente una storia di una madre sola, molto anziana, che il figlio non era solo un sostegno economico, ma era proprio tutta la sua vita in qualche modo, tanto che il figlio non si allontanava mai di casa se non una settimana all'anno per andare a trovare una cara amica sul lago di Garda. E venuto meno il figlio, naturalmente questa madre è rimasta da sola, e talmente forte è stato il trauma che all'inizio ha capito che il figlio non c'era più, poi ha cominciato a chiedere quando torna Paolo, quando ritorna Paolo, perché lei non riusciva a fare fronte a questa cosa, che è una questione certamente economica, ma come dicevo prima inscindibile da quella psicologica. Fra l'altro, se posso aggiungere, anche per i feriti erano necessari molti, come dire, soldi, no? Scusate, non mi veniva un termine più, perché certamente intanto le cure psicologiche che via via dopo vari anni hanno affrontato, ma proprio in generale le riabilitazioni, non potevano più lavorare, quindi anche questo è stato un danno molto ingente, tanto che fin da subito si sono raccolti dei denari, dei soldi, delle donazioni proprio in vista di questo. L'ha fatto sia il Comune di Bologna che il resto del Carlino.
hanno raccolto una quantità di denaro veramente molto ampia e su richiesta dei cittadini stessi, perché si capiva come questa strage avesse davvero colpito anche proprio l'esistenza materiale delle persone. Ecco, proprio su questo argomento le chiederei, perché lei lo affronta nel suo elaborato, qualche precisazione rispetto alle reazioni che si registrarono in città e non solo, e quale fu la risposta che la collettività cittadina e non solo offrì. Sì, questo credo che sia un altro tema molto importante per comprendere quello che è successo. Intanto, come abbiamo detto, come accennavo prima, i soccorritori. Soccorritori che sono sì professionisti del soccorso, arrivarono immediatamente, come dire, ambulanti, vigili del fuoco, anche se non c'era ancora il 118, quindi fu, come dire, una mobilitazione spontanea. Poi, naturalmente, tutti quelli che erano sulle macerie. Chi decise di usare un autobus per portare via i corpi dei morti. Quindi una mobilitazione volta a soccorrere. Poi una mobilitazione che continua nel tempo, perché appunto sia il Resto del Carlino che il Comune di Bologna sono quasi spinti dai cittadini stessi a creare dei fondi, cioè ad aprire dei conti correnti affinché le persone possano dare del denaro. E lì veramente diventa molto interessante sfogliare quelle carte. Si trovano all'archivio comunale nella sezione cosiddetta del gabinetto del sindaco, perché le mandano al sindaco Zangheri. E allora c'è una famiglia che dice: grazie di averci dato la possibilità di aiutare, come se avessimo spostato anche noi qualche masso. E c'è un pensionato che dice: io solo queste 5.000 lire sono poche, però sono necessarie. E poi arrivano, oltre naturalmente anche a questi soldi e fondi che iniziano con un contributo del comune, poi della regione, quindi ci sono anche le parti istituzionali, diciamo, delle amministrazioni. Arrivano lettere, e anche qui davvero diventa interessante capire quanto questa strage ha colpito e quanto questa strage ha veramente segnato l'Italia e anche in qualche modo l'estero, non solo per le vittime straniere, ma anche perché arrivano lettere da tutte le parti, da Simone Veil a François Mitterrand, a naturalmente i consoli delle persone, come dire, delle nazioni in cui hanno avuto feriti o... Ma poi arrivano lettere dai campeggiatori che, come dire, si sono fatti il giro del campeggio, hanno raccolto denaro, hanno raccolto firme in condanna, condanna del terrorismo e vicinanza alle vittime. Arrivano lettere dai carcerati che dicono: noi, ovviamente, sempre questi due carcerati di Palermo, persone si vedeva non, che non avevano potuto evidentemente frequentare molta scuola, e quindi loro dicono: noi siamo carcerati, non abbiamo niente, condanniamo questo gesto, ma vogliamo fare qualcosa. E allora abbiamo pensato che abbiamo il sangue. Se può servire, noi doniamo il sangue, l'unica cosa che abbiamo, che possiamo dare. E quindi, non so, un intero paese, 1.300 abitanti di questo paese si sentono vicini alle vittime della strage, ma veramente sono lettere, faldoni dagli Stati Uniti d'America che fanno gli spaghetti party per raccogliere denaro, ma non avevano familiari o amici coinvolti, erano semplicemente, si sentivano coinvolti in quanto cittadini di un mondo che in quel momento era stato colpito in modo così duro e così forte. Quindi questa è... Poi naturalmente l'associazione dei familiari delle vittime, che continuerà in qualche modo, no, questa azione sia per la verità e la giustizia, sia per la memoria, e anche come dire, cercherà di dare un appoggio a tutti i feriti, e continueranno ad avere donazioni, per esempio pittori che donano le loro opere per poi avere dei soldi. Quindi è una questione che continua nel tempo e che ha avuto però naturalmente la sua massima espressione nei mesi successivi alla strage. Ecco, tornerei un attimo sul tema dei soccorritori, che è una categoria che è stata un po' dimenticata negli anni, che oggi si inizia un po' ad indagare. Soccorritori come parte della polis, ma specificamente dedicati in quel momento a portare appunto soccorso alle vittime. Sì, i soccorritori molto tempo sono stati, non dico dimenticati, ma insomma no, non raccontati, quasi che sono stati essenziali in quella giornata. Se noi pensiamo che hanno sgomberato, le macerie sono state sgomberate entro la notte, quindi
davvero, i primi feriti sono stati accompagnati all'ospedale dopo 10 minuti, quindi una cosa veramente importante, però poi in qualche modo si sono un po' ritirati, no, nella loro vita precedente, ma anche per loro non è stato possibile. Pensiamo ad esempio ai militari, si vedono queste foto dei giovani, no, di leva, ecco, i militari non hanno mai parlato, ho raccolto qualche testimonianza e sono testimonianze che ci dicono come anche per loro la vita è completamente cambiata. Ricordo un comandante che dice: abbiamo scavato come dei forsennati perché un mio soldato aveva visto la mano di un bambino uscire dalle macerie, quando finalmente ci siamo arrivati per quel bambino non si poteva più fare nulla. Quindi pensiamo solo a quel soldato che ha visto quella mano di quel bambino e a tutti gli altri che scavavano, dicono: quello che abbiamo visto ha fatto in modo che noi non potessimo più mangiare carne, non potessimo più fare cose che fino ad allora abbiamo fatto normalmente, ma anche appunto i sanitari, no? I medici che sono accorsi in grande numero, hanno visto cose, hanno dovuto affrontare cose che anche per loro veramente erano drammatiche. A volte ci viene da domandarci: ma chi soccorre i soccorritori? Perché anche loro hanno bisogno, anche in questo caso la psicologia adesso ci aiuta, ci sono degli strumenti, delle strutture, allora non c'erano. Questa dottoressa primario di poi diventata insomma primario di medicina delle rianimazioni, perdonate, e dice: abbiamo visto arrivare due sorelline praticamente carbonizzate, ci siamo messi a piangere, poi abbiamo detto: beh, forse piangiamo poi domani, adesso dobbiamo farci forza. Però dicono: l'odore che sentivamo, insomma, è una cosa che non si può più dimenticare. Ma lo stesso autista dell'autobus della linea 37 che ha trasportato i morti, lui dice: io sono un agile diverso da quel 2 agosto. Lui parla di coralità, parla di persone che stavano ore e ore per accompagnare virtualmente l'autobus, cioè stavano a fianco del percorso dell'autobus per mostrare vicinanza. Quindi davvero persone che riaprono i loro negozi per dare i vestiti, persone che portano da bere, davvero tantissimi tasselli, persone che però sono rimaste sconvolte, traumatizzate se stesse da quello che hanno visto, da quello che hanno fatto, eppure hanno voluto esserci. Quindi anche questo credo che sia un'altra cosa da tenere ben presente. Ecco, un particolare che credo meriti di essere ricordato, lei lo scrive: non tutte le vittime morirono sul colpo. Alcune, sì. Ecco, può dirci qualcosa, sì, su questo argomento? Sì, ci furono naturalmente persone che morirono per diversi motivi, no? Quindi le ustioni, lo schiacciamento, e altri che furono soccorsi, portati all'ospedale e morirono qualche giorno dopo. Come dicevo prima, per esempio, Sergio Secci, figlio di Torquato, il primo presidente, che morì per le gravissime ferite. Poi ci sono altre persone, cioè c'è un ottico che lavorava in Sicilia, Angelo Priore, l'ultimo nella lapide perché è morto dopo che era già stato preparato l'elenco, insomma. E lui, pensate, si preoccupava del fatto che era rimasto ferito alla testa, alla faccia, e dice: ma come fa un ottico? Perché non vedeva più bene, come farò a fare ancora il mio mestiere? Poi purtroppo per le ferite, le infezioni, morì. Poi c'è il signor Antonio Montanari, che aveva 86 anni, e anche lui è morto qualche giorno dopo in seguito alle gravissime, cioè alle gravissime. In realtà sembrava che si salvasse, poi le infezioni hanno portato, e a lui hanno tagliato una gamba, e mi ha detto il nipote, lui era molto affezionato, erano molto affezionati i nipoti a lui, e dice: io mi ricordo il nonno in quel letto d'ospedale, e ha detto in dialetto, ma insomma non importa che lo ripeti in dialetto: portate via il bambino perché non voglio che mi veda così. Persone che hanno appunto continuato con la speranza, insomma, di salvarsi, invece poi purtroppo sono arrivati a morire qualche giorno dopo. Ecco, un'ultima domanda. Anche a lei, come il professor Rossi, parla nella sua perizia di diritto alla verità, sì, e lo ricollega alle cose che ha detto in precedenza, anche a questo dovere di testimonianza che può a sua volta ingenerare ulteriore sofferenza. Le chiederei, sì, di tornare su questo argomento. Sì,
io l'ho, come dire, prima visto, no? Come dire, nelle testimonianze di, appunto, di queste persone, no? Familiari di vittime, familiari di feriti o di vittime, feriti stessi, che hanno questo anelito, questo assolutamente desiderio di verità. È una necessità molto forte, quasi che la verità potesse in qualche modo placare o comunque rendere più sopportabile, no? Quel dolore che loro comunque continuano a provare. E, fra l'altro, verità, adesso se noi pensiamo all'etimo, no, del greco della parola, ha molto a che fare con il ricordo e con lo svelamento, quindi la verità e la memoria sono intrinsecamente legate, così come la giustizia. Sempre nell'antica Grecia si dice che la verità viene insegnata al filosofo dalla dea della giustizia, da Dike. Quindi queste che sono riflessioni generali, però io le ho viste anche nelle testimonianze, come dire, di volta in volta, delle persone colpite, ma anche degli stessi soccorritori, cioè la necessità di sapere la verità, una verità giudiziaria, una verità storica, per arrivare a poter davvero fare quella cosa che hanno comunque fatto queste persone, cioè trasformare quella rabbia, quella specie di urlo, no? che hanno dentro di loro rispetto a quello che hanno avuto, in passione civile, in impegno civile, in impegno all'educazione, alla cittadinanza, se ne parlava anche prima. E però il presupposto è quello di riuscire ad avere la verità. Naturalmente una verità giudiziaria, storica, non si parla di verità, come dire, di altro tipo, però questo io credo che tutte le persone colpite, per loro è necessario, non viene un'altra parola. Ultima domanda, lei ha constatato, ha avuto modo di constatare il fenomeno trasmissione transgenerazionale del trauma e questo desiderio di verità, parlando ovviamente con le persone direttamente coinvolte? Sì, questa è un'altra cosa estremamente importante, anche e viene mostrata anche dal fatto che all'interno dell'associazione familiare delle vittime continuino anche a entrare, diciamo, i nipoti, e più non solo magari figli, no? Perché c'è anche se raccontano poco, però c'è quasi non so come dire, magari non raccontano quello che hanno vissuto sotto le macerie o in quelle condizioni, ma sicuramente raccontano questa necessità e questa voglia di continuare ad andare avanti, no? Nella verità e nella memoria. Ma questo c'è, io credo, anche nella collettività, in chi in quei giorni c'era, diciamo, anche se non era lì, ma insomma, e racconta però e quindi passa questa memoria. Sovente è capitato, anche parlando con gli studenti, ma i miei genitori me l'hanno detto, ma è vero che non si sa ancora tu, ma che cosa si sa? C'è proprio questa necessità che è sia per le vittime, diciamo, quelle tradizionalmente intese, ma per tutta la comunità, quindi questo direi che si può affermare. Grazie, ho terminato. Buongiorno, avvocato Forti del Collegio di Parte Civile. Io volevo ripartire su da un concetto che ha brevemente accennato prima, che è l'effetto disumanizzante, la disumanizzazione che produce la strage. Ecco, rende importante ridare un volto alle vittime. Ecco, perché e quanto è importante questo ridare un volto alle vittime? Sì, è estremamente importante, io credo, proprio intanto per comprendere la strage, perché noi dobbiamo raccontare la strage a chi non c'era, a chi non l'ha vissuta, e quindi come prima cosa è essenziale fare capire chi sono le vittime, dare come dire, luce a quelle storie interrotte, a quegli amori che sono finiti, a quei desideri che non ci sono più. E quindi innanzitutto per un dovere nei confronti delle vittime, evidentemente, perché loro hanno diritto ad essere ricordati, io credo, come persone e non come uno degli 85. Poi per comprendere noi stessi e per raccontare alle persone in questo dovere di memoria, ma anche di conoscenza storica, quella strage. E io credo, mi sembra, in questi ormai numerosi anni in cui lavoro in questo senso, credo che questo sia un passaggio fondamentale.
Ecco, quindi diamo concretezza a questo processo così importante, partendo da quelle che sono le vittime i cui parenti io mi onoro di rappresentare e che sono in particolare i fratelli Marino, i tre fratelli Marino, se ci può brevemente tratteggiare la loro triste vicenda. In certo, sono due fratelli, due sorelle, è un fratello, Lio Luca Marino, Angelina Marino e Domenica Marino, sono originari di Altofonte, che è un paesino in provincia di Palermo, e così come capita, Lio Luca non trovava un lavoro stabile, quindi emigra a Ravenna, dove c'è già una sorella che si chiama Giuseppa, la sorella più grande, e qui in qualche modo trova stabilità, quindi trova un lavoro, fa il muratore, come dico sempre un lavoro pesante, ma insomma in quegli anni ancora piuttosto stabile, e come ci possiamo ben immaginare che può succedere, ragazzi giovani, naturalmente che cosa fa? Trova l'amore a Ravenna e si innamora di questa ragazza, Antonella Ceci, 19 anni, che quell'anno ha finito la scuola, perito chimico, e si è già impiegata in uno zuccherificio. Quindi ragazzi molto giovani, ma ragazzi che vogliono concretizzare la loro, come dire, storia d'amore, pronti ad andare a vivere, a sposarsi. Quel giorno come mai si trovano in stazione? Perché le due sorelle dovevano venire a trovare Lio Luca, Antonella, perché la conoscevano già, e la sorella più grande. E le due sorelle, anche loro, avevano trovato un lavoro, uno era un assistente presso un dentista, l'altra faceva la collaboratrice familiare, una famiglia molto numerosa, quella dei Marino, però riescono insomma a fare questo viaggio. Naturalmente non c'è un treno diretto Palermo-Ravenna, quindi tappa Bologna. Solitamente venivano da Ravenna la sorella a prenderli con la macchina. Quel giorno lì Lio Luca però non lavora perché sono finiti i materiali, quindi prende un giorno di ferie, e allora decide di andare lui a prendere le sorelle, e invece di prendere la macchina come solitamente facevano, prendono il treno su consiglio della mamma di Antonella, che dice la macchina il 2 agosto è pericolosa perché ci sono gli incidenti, e prendete il treno. Prendono il treno, arrivano, si incontrano il fratello, le due sorelle e Antonella, solo che il treno su cui devono risalire per tornare a Ravenna è in ritardo, e quindi mentre aspettano la coincidenza per Ravenna scoppia la bomba e muoiono tutti e quattro. Quindi finisce così, diciamo, questa storia. Infatti, se posso solo aggiungere, la mamma di Antonella, quando viene per riconoscere, per trovare il corpo della figlia, chiede un vestito da sposa, perché dice mia figlia voleva sposarsi, non aveva ancora il vestito, è possibile avere un vestito da sposa per seppellirla, almeno un vestito da sposa. E nell'ufficio del comune riescono, attraverso un assistente sociale, a trovare questo vestito, e la mamma andrà poi con questo vestito a casa. Cosa volevo solo aggiungere. Grazie. E, passando ad altre vittime, Vaccaro Vittorio, che è un'altra... È un altro giovane, giovane anche lui, già sposato, con una figlia, Linda, di 4 anni, loro, anche lui di origine siciliana. Ci sono tante persone, no, che vengono dalla Sicilia in questa strage. E lui viveva però a Casal Grande, Reggio Emilia, e lavorava nella ceramica. E quindi aveva questa moglie, questa figlia, Linda, di 4 anni, e la moglie aveva 22 anni, lui ne aveva 24, quindi stiamo parlando di persone molto giovani. Come mai era in stazione quel giorno? Perché veniva dalla Sicilia la zia, quindi lui insieme alla sua mamma erano partiti appunto da Casal Grande in macchina per andare a prendere la zia. Parcheggiano la macchina nei pressi, entrano in stazione, treni in ritardo, ormai, come dire, purtroppo quello era, e mentre aspettano il treno in cui doveva appunto arrivare la zia, scoppia la bomba e muoiono entrambi. Ecco, con la mamma, quindi, che... Un giovane, come abbiamo detto, ce ne sono stati tanti, sì. Altri, ad esempio anche Caprioli Davide. Davide Caprioli, sì, era un altro ragazzo, lui stava studiando economia e commercio, era molto contento della sua facoltà, ma soprattutto era appassionato di musica, e infatti era in stazione con la sua chitarra, che è rimasta la chitarra. Lui era a casa della sorella, che in quel momento viveva ad Ancona, e stava tornando perché doveva andare a suonare col suo gruppo, i DNA si chiamava il gruppo, dove i gruppi, no? Allora
ragazzi giovani, e quindi anche in questo caso non c'era un treno diretto, si trova in stazione con la sua ragazza e mentre aspettano una coincidenza viene colpito, quindi la ragazza si salva mentre lui muore. Poi una persona che non l'unica purtroppo, che è morta di fatto lavorando, Francesco Betti. È uno dei due taxisti, come forse cioè ancora adesso, no? Ci sono i taxi in stazione, allora erano proprio diciamo davanti alla sala d'aspetto, quella la parte che è crollata, e quindi aspettavano i loro clienti, era molto caldo quel giorno, e quindi aspettavano chiacchierando fuori dalla macchina, quindi scoppiando la bomba, le macerie cadono sui taxi, alcuni taxisti rimangono feriti e lui invece viene ucciso, lui aveva un figlio piccolo e quindi un altro orfano in qualche modo che viene. Si introduce il tema anche di famiglie intere distrutte, quindi anche le vittime Lauro, Salvatore, Emilia, Carli sono... Sì, loro, anche loro avevano molti figli, era una famiglia molto numerosa e loro stavo guardando sull'età, scusate, controllo sulla mia relazione, perché non vorrei dire cose sbagliate anche un po' per l'emozione, perché non è mai semplice raccontare quelle storie, devo dire la verità, anche se, e allora non voglio dire dei numeri sbagliati, comunque loro appunto stavano, perché l'ordine è qua, ecco, avevano Salvatore e Lauro 57 anni e la moglie 50 anni, dovevano andare al funerale del consuocero, quindi erano partiti lasciando a casa i figli, avevano 7 figli, e poi per un ritardo della coincidenza, ormai sembra no, una ripetizione, ma questo è stato, mentre sono in stazione a Bologna, mentre aspettano la coincidenza, scoppia la bomba, quindi praticamente 7 figli rimangono orfani, 3 erano molto giovani, 2 erano minori, e una delle figlie si doveva sposare di lì a poco, chiaramente il matrimonio verrà, però insomma esprime il desiderio di tenere i due figli, i due fratelli più piccoli con sé. Tra l'altro qui c'è un racconto della figlia più piccola che dice: io l'ultima volta che ho parlato al telefono con la mamma ci ho discusso perché non mi aveva comprato i colori. È una cosa normale se ci pensiamo, una bambina di pochi anni, e dice ancora non me lo perdono, a proposito di quei danni permanenti, no? Di cui uno soffre. E poi sempre sul tema di una famiglia distrutta, anche Loredana Molina rimane... Sì, Loredana Molina in Sacrati, lei aveva 44 anni, lavorava in una casa di cura, e quel giorno lì aveva fatto la notte, lei aveva 3 figli, di cui uno avevo citato prima, il ragazzo che dice era un gran mamone, era suo figlio, e sposata, viveva in casa con la suocera, che veniva dalle Marche, anche il marito aveva fatto il militare a Bologna, poi si era sposato, e quindi una famiglia, come dire, tranquilla, normale. Quel giorno come mai era in stazione? Perché doveva accompagnare il figlio Paolo e la suocera, al paese d'origine, a Ostra, e quindi loro partono da casa, arrivano, fanno i biglietti, il padre aspetta fuori perché non c'era possibilità di parcheggiare, e mentre Loredana guarda i tabelloni per vedere l'orario del treno scoppia la bomba, quindi lei e la suocera muoiono sul colpo, mentre Paolo, come dicevo prima, rimane sepolto più di 2 ore e con ferite piuttosto gravi. Nessuno riesce, al coraggio di dire immediatamente che la nonna e la mamma sono morte, lo scoprirà in seguito, il padre non ce la farà a dirglielo, dovrà dire una zia, e lui racconta che anche in questo caso, come in altri casi, il padre non si è mai rassegnato, fra virgolette, hanno cercato di sopperire alla mancanza della figura di una mamma, ma lui dice non è possibile, però insomma ecco, questa era un po' la storia, quindi diciamo una parte di una famiglia anche in questo caso. Ecco, sempre sul tema delle famiglie numerose, quindi dei figli rimasti orfani, abbiamo anche in relazione alle vittime la famiglia di Bonora Argeo, un'altra vittima che lascia molti figli. Argeo Bonora veniva da Galliera, che è una
paese, no? In provincia, però era un ferroviere, stava lavorando nel Trentino ed era tornato dalla mamma che abitava sempre qui in provincia di Bologna e siccome non aveva i bambini con sé, aveva deciso di partire sì col treno, ma insomma con calma, se no sarebbe partito diverso, mi avrei fatto un viaggio diverso se avessi avuto i bambini invece erano rimasti con la madre e quindi è in stazione, prende la corriera, arriva in stazione mentre aspetta il treno e scopre quindi la moglie che cosa fa, prende i bambini e torna a Bologna perché naturalmente da sola nel luogo di lavoro del marito non ci può stare e diventa molto complicato naturalmente crescere questi bambini, fra l'altro anche il figlio è venuto a qualche iniziativa e assomiglia tantissimo al padre, è un uomo fatto, però lui dice io sono cresciuto senza il babbo, insomma. Ecco, poi la Scala Francesco Antonio, che era un pensionato, cioè sì, una persona che doveva arrivare a un punto della vita in cui ci doveva essere solo pace e serenità, e invece certo, si trova coinvolto drammaticamente in questa vicenda. Sì, ce ne sono altri, no, di pensionati. Lui stava andando, se non mi sbaglio, dalla figlia, lui era un appassionato di pesca, e stava andando a trovare la figlia. Niente di eccezionale, come, cioè voglio dire niente di eccezionale nel senso che appunto la vita che è arrivata a un momento di tranquillità, mi posso, no, godere tutto ciò, i sacrifici che ho fatto, ma in realtà si è interrotto tutto in quel momento, come diceva anche per il signor Antonio Montanari, che era ancora più anziano, insomma, stavo sempre cercando la data di nascita di La Scala, ma insomma non ha importanza nel senso che fa lo stesso. Direi 56. Sì, perché non sono in ordine. Ecco, infine un'ultima domanda, qualche parola sul profilo di danni in chi, pur non avendo avuto ferite fisiche, è stato coinvolto nell'esplosione presente e quindi ha subito essenzialmente un danno. Ecco, se ci potesse tratteggiare in sostanza quello che può essere il danno che una persona che sopravvive pur non avendo ferite fisiche può avere, certo, essendo con la sua presenza sul luogo dell'esplosione, sul teatro dell'esplosione. Sì, intanto, come dire, naturalmente le ferite psicologiche sono immediate, ma come abbiamo detto prima si fa fatica a darci un nome. Chi resta lì, molti raccontano che una delle cose che fanno più fatica tutt'oggi a elaborare è quello che hanno visto, perché quello che hanno visto per loro è stato estremamente drammatico. Qualcuno che ha visto per la prima volta un morto è una persona morta di una morte traumatica, chi ha visto gli altri feriti e magari voleva dare una mano ma non riusciva a fare niente, c'è una persona che dice che è stata ferita molto lievemente, ma dice mi sembrava, il mondo era cambiato, mi sembrava di essere un film dell'orrore, le persone erano nere di fuliggine, o rosse di sangue o bianche dei calcinacci. E quelle immagini lì non me le posso più dimenticare. Qualcuno dice, io sì, mi sono salvato, però quello che ho visto mi continua a tormentare per sempre. E poi il fatto anche magari di non essere riusciti ad aiutare, è normale, se uno era lì, giustamente può avere paura, può avere paura che ci sia una, se ne può essere anche andato. E qualcuno, proprio l'altro giorno, qualcuno mi ha detto, io ero lì vicino, ma non me la sono sentita. Però questa è una cosa che mi ha tormentato tutta la vita, perché non me la sono sentita di andare? Che è una reazione anche normale, nel senso che è una cosa del genere. Però anche queste persone continuano, no, in qualche modo a dover elaborare quel lutto o quel trauma, pur appunto magari non avendo ferite fisiche visibili. Ecco, un'ultimissima domanda prima di cedere la parola ai miei colleghi, anche il tema ancora più drammatico è che purtroppo si è verificato di un genitore che debba soccorrere nel momento dell'esplosione una figlia, un minorenne, comunque che accompagnava, che era con lei alla stazione, questo profilo drammatico di danno che si è purtroppo verificato. Sì, ci sono stati vari casi, no, di questo genere, che magari il bambino, il ragazzino era rimasto in sala d'aspetto, il genitore era andato a prendere un panino, per esempio, e quindi è tornato, si è accorto, cioè si ricordava più o meno dove era e ha scavato in qualche modo. Poi anche un altro padre che aveva con sé la figlia che era rimasta svenuta, era ferita, quindi l'ha soccorsa, l'ha portata fuori.
in questa specie di inferno. Addirittura in questo caso dice che ha trovato un'altra persona che gli voleva portare via la figlia da in braccio, perché gli diceva: dammi mio figlio, questo è mio figlio. Perché provate a immaginare un genitore che perde il figlio in quella situazione. E queste cose sono rimaste, queste persone molto spesso, anzi nei casi che ho potuto ricostruire, non ne hanno mai parlato quei figli, non ce la fanno, è troppo doloroso, quindi magari hanno raccontato una volta alla moglie, o però mai un confronto con i figli, perché è talmente dolorosa questa cosa. E a volte è anche capitato che inconsciamente magari i figli stessi abbiano pensato: ma perché mio padre mi ha portato in un luogo così pericoloso? E quindi anche il rapporto col genitore, che comunque l'aveva soccorso, salvato, si è incrinato, perché inconsapevolmente evidentemente era quasi dessero la colpa al genitore stesso di averlo accompagnato in un luogo così pericoloso. Quindi anche questo è stato un grosso, e sono ferite che non si rimarginano mai. Poi possono un pochino, no? Ma non... Cioè è molto difficile la rielaborazione, quella che viene definita rielaborazione del lutto. Sì, è complicatissimo, fanno una gran fatica, molti continuano ad andare in terapia, trovano sollievo, ma come diciamo prima, basta qualsiasi piccolo stimolo, sia fisico che psicologico, che questo lutto ritorna, no? E quindi è una vita davvero completamente diversa rispetto a quello che poteva essere. Grazie, ho finito. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Venturoli, avvocato Barabelli della difesa di parte civile. E, tornando un attimo al tema del danno che subiscono i figli che in quella strage hanno perso i loro genitori, e volevo chiederle se può riferire in particolare la vicenda di Mario Sica, che era padre di tre figli, che è deceduto in questa strage. Sì, Mario Sica era un dirigente dell'allora TC, della Tipper, no? dell'azienda di trasporti locale, e lui era lì in stazione perché era andato a prendere la mamma, anche lui era in una situazione di questo tipo, e mentre attende appunto sua madre in arrivo con un treno, viene colpito e muore. E i figli poi hanno avuto grosse difficoltà a raccontare, solo recentemente uno dei figli ha cominciato a voler parlare, mi ha detto: ne sto parlando con mio figlio, ma non è così semplice, perché poi c'è anche la questione di spiegare un nonno o una nonna che non ci sono, come mai non ci sono quei nonni, cos'è successo, perché manca quel pezzo fondamentale, no? Dentro al e quindi sono gli stessi nipoti a volte che stimolano la richiesta, però non è così semplice. Quindi la vicenda di Mario Sica è stata molto molto difficile, anche proprio perché ha fatto fatica a uscire quel dolore. E invece sempre per quanto riguarda invece una mia assistita che ha perso la propria mamma in quella strage, la propria mamma era la signora Angelica Tarsi. Sì, era la nonna di Paolo, la suocera di Loredana Molina in Sacrati, appunto. Esatto. Hanno perso madre di Marcella Sacrati. Sì, è perché è la mamma del papà. Sì, anche come dicevo, la signora viveva in casa, quindi era una nonna molto presente. Teniamo presente che allora succedeva, no, di vivere con i nonni, quindi è venuta a mancare in un colpo la mamma e la nonna, quindi due figure femminili di grande importanza. Paolo dice appunto: mia sorella ha cercato di fare la mamma, ma insomma è uno stravolgimento cercare di fare la mamma, la sorella deve fare la sorella. E quindi vabbè, adesso non voglio farla troppo lunga, però naturalmente quando si vanno a ricostruire le vite poi si scoprono anche dei particolari che ci fanno sorridere, nel senso ci fanno ricordare questa nonna sorridente a cui piaceva Julio Iglesias e che amava giocare a carte, ogni tanto barava a giocare a carte, perché anche questo, no? Le persone sono anche questa cosa, insomma. Certo. E infine faccio un'ultima domanda su, abbiamo parlato anche di persone che sono state direttamente coinvolte dalla strage, ma il decesso diciamo non è avvenuto immediatamente, ma sono passati alcuni giorni, e
Tra queste persone c'è la piccola Sonia Burri, se può riferire sì. La sua vicenda, comunque deceduta insieme alla zia sì. E alla sorella. Qui erano appunto erano una famiglia allargata in qualche modo che si stava spostando per andare in vacanza. Molto spesso succedeva anche questo, no? Che le persone mettessero le macchine sui treni e poi quindi c'erano molte persone che venivano dal sud e andavano verso, verso il nord, verso le Alpi, insomma, in vacanza. E in questo caso appunto sono morte le due sorelle, la zia. Era presente anche, anche i genitori. Il particolare che ci fa ricordare Sonia è questa bambolina rossa, no? Perché lei aveva con sé questa bambola rossa e quindi hanno trovato la bambola e hanno trovato lei, poi però lei finisce sì, i suoi giorni. È stata ricoverata all'ospedale per qualche sì. giorno. Sì, lei è stata ricoverata qualche giorno, ma non ce l'ha, purtroppo non ce l'ha fatta, contrariamente ad altri, ma lei non, non ce la fa, è troppo gravi le ferite. La ringrazio. Niente. Sono Carlo Speranza, difesa di parte civile. In stazione sono morte anche molte donne che stavano lavorando. Ecco, le chiedo, professoressa, di tratteggiare sì. L'identità e la sorte delle vittime che lavoravano presso la ditta Cigar in stazione a Bologna. Sì. La ditta Cigar è quella che aveva l'appalto, diciamo, di tutte no, le, il ristoro in, in stazione, che fossero i bar, che fossero i carrellisti, eccetera. E quindi muoiono delle ragazze, delle giovani donne che lavoravano negli uffici che stanno sopra alla sala d'aspetto e muore anche una signora che lavorava invece nel self-service tavola calda. Avevano diverse età, ma erano appunto quelli che lavorano in ufficio, giovani donne, qualcuna lavorava lì da molto poco tempo, altre invece lavoravano sempre per la Cigar, ma erano state spostate in un'altra sede, quella che è tuttora in, in via Marconi, e quel giorno per una questione di sostituzioni è tornata a lavorare lì. Quindi erano ragazze che stavano per sposarsi, che non hanno potuto sposarsi. Nilla Natali aveva già anche comprato la, la cucina. Ho trovato la lettera di questo negozio di mobili che dice: no, capiamo tutto, però sta cucina su misura, noi cosa ne facciamo? Poi c'erano delle giovani madri come Katia Bertasi, che aveva una figlia di 11 anni, un figlio appena nato da pochi mesi. Qui c'è una cosa che, se posso permettermi, che dice sua figlia, a parte il dolore naturalmente della mamma che non c'è più, dice: io non ho mai, non sono, riesco a capire se è più doloroso per me, che so che cosa ho perso, o se è più doloroso per mio fratello che non l'ha mai conosciuta. Questa è una cosa, quindi il fratello è cresciuto in un'assenza di qualcosa che non è riuscito a conoscere, lei ha perso la mamma, poi c'era Mirella Fornasari che ha lasciato un figlio 14enne e un compagno, un marito che non si è mai rassegnato di questa perdita. Quindi insomma erano donne, giovani donne che avevano una famiglia o stavano per crearsi una famiglia e la vita è appunto mentre lavoravano, non facevano nient'altro se non essere lì che al lavoro. Ecco, i loro nomi sono Franca Dall'Olio, Rita Verde, sì. Nilla Natali, Katia Bertasi, Mirella Fornasari ed Euridia Bergianti. Euridia Bergianti è la signora che lavorava nel, nel self-service e che appunto aveva cominciato a lavorare da poco, però è rimasta vedova qualche anno prima e quindi aveva ricominciato anche lei, lascia due figli naturalmente più grandi, mentre Rita stava per sposarsi. E Franca Dall'Olio stava lavorando lì da poco, ha lasciato i genitori naturalmente, inconsolabili, ma veramente non è solo un mostro di Dio. Ecco, la figura di un'altra posizione che seguo, che è quella della vittima Vito Ales, originario di Piana degli Albanesi. Sì, Vito Ales è il figlio, ricordate vi ho detto quella immagine della madre che riconosce il figlio all'obitorio, è lui. Sono giovanissimo ragazzo che cercava anche lui un lavoro, in attesa di un lavoro stabile andava a lavorare a Cervia, a fare il cameriere stagionale, insomma a lavorare stagionalmente a Cervia, e quindi si stava spostando per questo motivo, perché andava a lavorare
e tutti gli anni la sorella viene alla commemorazione del 2 agosto perché lo ritiene necessario. Ecco, le chiedo poi di tratteggiare alla Corte anche il destino di un altro nucleo familiare che, dove muoiono sostanzialmente tutti, originario di Bari, che è la famiglia Diomede Fresa. Sì, loro sopravvive solo, diciamo, di questo nucleo Alessandra, la figlia più grande, perché non era in stazione in quel momento. Francesco era un ragazzo 14enne che aveva fatto la prima superiore, il padre era un primario ospedaliero impegnato nella ricerca sul cancro, insomma sulle etiologie, le terapie del cancro, e la moglie invece era un'insegnante, e loro avevano fatto quello a cui accennavo prima, cioè siccome volevano andare sulle Alpi e tutto il viaggio da Bari diventava molto lungo, quindi la macchina sul treno, e poi in quel momento sono arrivati, stavano andando a prendere l'automobile e niente, non arrivano perché scoppia la bomba. Ecco, se può anche riferire un po', lo ha accennato, ma le chiedo un po' di raccontare alla Corte quale fu la sorte del nucleo familiare Mauri, che è rappresentato anche in questo, sì, in questa foto, diciamo, dove ci sono i tre componenti della famiglia con il figlio al centro. Ecco. Sì, la sorte dei Mauri è veramente, come dire, ci mostra la casualità, no? Quel colpire veramente e quel non... Anche chi ascolta queste storie non si può sentire sicuro da nessuna parte, perché i Mauri erano in macchina, sono partiti in provincia di Como per andare verso Taranto, ma il giorno prima, quindi a Casalecchio, hanno un incidente, la macchina praticamente distrutta, loro non si fanno nulla, la macchina viene portata fuori, viene messa insomma, davanti a una carrozzeria, il giorno dopo la carrozzeria apre, cerca di aggiustare in qualche modo questa automobile per farla ripartire, ma non ci riesce, non ha pezzi di ricambio, e quindi loro si fanno accompagnare in stazione, mentre sono lì appunto in stazione per prendere il treno, per poi proseguire il viaggio interrotto dall'incidente, scoppia la bomba e muoiono tutti e tre. E poi gli altri miei assistiti che hanno come vittime Gallon Manuela e Agostini Natalia. Sì, sono mamma e figlia che... Si trovano in stazione per questo motivo. Allora, Manuela ha fatto la quinta elementare, si apprestava, insomma, era una bambina naturalmente, e sua mamma lavorava alla Ducati Elettronica, un operaio, ma non dovevano partire insieme. Loro erano lì perché dovevano accompagnare, erano lì perché c'era anche il padre, accompagnare Manuela in colonia, soggiorno estivo, no? E quindi, mentre aspettavano il treno, doveva andare a Dobbiaco, era una... organizzata dalla ditta, dalla Ducati, e quindi mentre sono lì che aspettano il treno, il papà Giorgio, che fumava molto, va a comprare le sigarette, si allontana, in quell'istante scoppia la bomba, quindi lui ha ferite lievi, delle schegge, mentre Manuela e Natalia rimangono gravemente ferite, vengono portate tutte e due all'ospedale, ma le ferite sono veramente molto gravi, quindi qualche giorno dopo muore Manuela, e mentre stanno facendo il funerale di Manuela muore anche la mamma, così mentre appunto il signor Gallone è al funerale di sua figlia, poi andrà in ospedale e scoprirà che anche la moglie non ce l'ha fatta. Ecco, le chiedo infine di tratteggiare quel profilo di una diciottenne che si chiamava Flavia Casadei, originaria di Rimini, che muore in stazione. Sì, Flavia frequentava aveva fatto la quarta superiore, quindi doveva poi fare la quinta, quindi per decidere che cosa fare, come dire, quale scelta fare, siccome lei amava tantissimo disegnare e un amico dello zio, di un familiare, era un pittore, voleva recarsi appunto da questa persona per mostrare i suoi disegni, per capire se poteva essere un futuro quello di fare, ma non so, magari l'accademia o una cosa del genere. E il treno su cui viaggiava da Rimini era in ritardo, quindi quando arriva a Bologna aspetta il treno, come dire, la coincidenza che aveva perduto, e rimane coinvolta nella strage e muore. Fra l'altro ci sono i temi, le lettere che i suoi compagni di classe gli hanno scritto dicendo: tu eri quella che cercavi sempre di trovare l'accordo fra tutti, di farci capire l'importanza di vivere insieme, e poi sei stata stroncata in questo modo, quindi ci hanno portato via il tuo affetto, ma anche questa tua moda. Adesso c'è un'aula a lei dedicata nella sua scuola a Rimini. Ecco, poi le vittime invece, Maria e Angela Fresu e Verdiana Pivona. Sì.
Angela è la vittima più piccola, noi sappiamo, 3 anni, Maria Fresola, la sua mamma, e Verdiana Vivone, un'amica della mamma. Loro vivevano a Montespertoli, che è Firenze, insomma, vicino a Firenze. Angela e Maria vivevano in campagna perché i genitori di Maria erano contadini, di origine sarda, come il cognome ci suggerisce, contadini non con dei grandi appezzamenti di terreno, insomma, persone che vivevano onestamente, ma insomma modestamente. La bambina ha lo stesso cognome della mamma perché il padre non l'aveva riconosciuta, quindi è stata riconosciuta solo dalla mamma. E dopo molto tempo, insomma, che non si riuscivano a concedersi un po' di vacanze, Maria aveva trovato lavoro, quindi con 2 amiche decidono di partire per il lago di Garda. Stesso meccanismo, non c'è un treno diretto, quindi li fanno accompagnare a Firenze, da Firenze cambiano, devono cambiare treno per Verona a Bologna. Quindi mentre aspettano il treno scoppia la bomba e muoiono appunto Angela, Maria e Verdiana, che è una delle 2 amiche, mentre un'altra amica si salva. Cosa possiamo dire della vita di Angela? La vita di una bimba di 3 anni in campagna, che si divertiva a rincorrere gli animali, che amava moltissimo andare sul trattore col nonno, e lo strazio che racconta il medico che ha accompagnato il nonno e sua sorella a riconoscere il corpo di Angela all'obitorio è veramente qualcosa, a proposito dei soccorritori, no? Qualcosa che rimane molto impresso. Le chiedo se può tratteggiare la vicenda, la storia anche della famiglia Mader o Mader. Mader, sì, Mader. Sì, perché c'era una, come dire, una cosa che è stata corretta nella lapide, perché era scappato via l'umlaut, quindi si legge Mader. La famiglia Mader era una famiglia che veniva dalla Vestfalia, e dopo moltissimo tempo, anche in questo caso, perché lavorava solo il padre, e c'erano 4 figli, quindi famiglia insomma abbastanza numerosa, lavorava solo il padre, un operaio, riescono a mettere da parte un po' di soldi e vengono al Lido di Pomposa a fare le vacanze e, con 3 figli, 3 dei 4 figli. Finiscono le vacanze e bisogna tornare in Germania, quindi stesso meccanismo a Bologna per cambiare treno. La mamma, il papà, appunto, e i 3 figli sono in sala d'aspetto. Il padre e il figlio più grande decidono di fare un giretto per Bologna, perché dicono sarà l'unica occasione in vita nostra per vedere la città. Escono dalla sala d'aspetto anche per capire se possono organizzarsi per far venire anche la moglie e gli altri figli, e mentre escono scoppia la bomba. Quindi il papà viene ferito lievemente, il figlio più grande in modo più serio, la mamma e 2 figli invece più piccoli vengono uccisi, e il padre a un certo punto sviene perché cerca di tornare dentro, di scavare per tirare fuori, per trovare i suoi familiari, viene portato all'ospedale dove constatano, però c'è un grosso problema, lui parla solo il tedesco e quindi c'è anche questa difficoltà di farsi capire. Allora all'ospedale Rizzoli a qualcuno viene in mente che c'è un medico altoatesino, allora lo chiamano e riesce a tradurre, insomma. E fra l'altro il padre verrà, parte al primo processo, così anche come il padre di Wao Kiguchi, il ragazzo giapponese. Poi il padre non riuscirà più, cioè non è talmente dolorosa questa cosa di tornare in Italia, è tornato poco tempo fa, anche grazie a uno di quei progetti di cui parlava la vicepresidente, e adesso è tornato pochi giorni fa perché è stata intitolata ai 2 fratellini, Kai Mader e Edgar Mader, una scuola a Bologna, e quindi c'è anche questo segno di ricordo, e lui si è fatto forte ed è tornato. E sempre invece parlando di famiglie che purtroppo sono state quel giorno quasi completamente distrutte, e se può brevemente descrivere la storia di Elisabetta Mania De Marchi e del figlio. Sì, Roberto era un giovane, loro sono veneti, e lui amava moltissimo la pallacanestro, giocava con una squadra, il pallacanestro, scusate, a pallavolo,
e, anzi, insomma, sembrava in procinto di fare anche miglioramenti come dire, di squadra. E loro partono da casa perché vogliono andare a trovare una familiare che era emigrata in Australia, quindi aveva fatto un giro ed si era fermato da altri familiari e quindi partono. Fa i biglietti uno degli altri figli perché Roberto era il più piccolo e cioè avevano tempo per aspettare. Allora Mario dice: ma non, quando fai i biglietti non state in sala d'aspetto che è caldo, fate un giretto magari alla montagnola. Loro però decidono che la mamma è stanca, era stata operata da poco, aveva avuto una malattia da poco, quindi la mamma si ferma in sala d'aspetto e Roberto passeggia, va fuori probabilmente perché è stato ritrovato sul primo binario, quindi quando scoppia la bomba tutti e due, pur essendo in due punti diversi, vengono colpiti. Anche qui, e non mi dilungo, ma c'è lo strazio degli altri figli che vengono per trovare, non sanno se vivi o morti, familiari, e quindi devono andare all'obitorio, no? Poi a riconoscere entrambi, il fratello più piccolo e la mamma, e Mario dice: tutti i bolognesi ci chiedono se avevamo bisogno, se potevano fare qualcosa, se volevamo essere accompagnati all'obitorio, se volevamo un caffè. Qualcuno ci ha persino chiesto se volevamo fermarci a dormire a casa loro, e lui dice: questo ci ha impedito di impazzire completamente. Per molte persone quindi possiamo parlare anche di un trauma aggiuntivo legato proprio anche al riconoscimento del proprio congiunto, diciamo. Assolutamente, perché fra l'altro noi parliamo di corpi perché così è giusto fare, io credo, però molto spesso erano parte di corpi, quindi riconoscerli da un particolare, da un vestito, da qualcuno, da un'unghia, no? Diceva il figlio di Romeo Rodi: sono passato davanti a mio padre 2 o 3 volte, non l'avevo riconosciuto, poi mi è caduto l'occhio su quest'unghia del piede, insomma, e l'ho riconosciuto. Questo credo una cosa che non passerà mai, ma anche per e il magistrato, no? Che racconta: noi abbiamo visto quei corpi nell'obitorio, abbiamo visto un bambino, probabilmente era Luca, con una borraccia, e quello è diventato, come dire, il simbolo, no? di quella saggia. Quindi vedere quelle cose è stato un trauma aggiuntivo sicuramente per tutti. Per alcuni si è trattato anche di un riconoscimento da un oggetto, come sì, ha detto, una borraccia o da un anello, come è stata, se ricordo bene, la storia della signora Sala Vincenzina. Sì, e anche dei due coniugi, Paolo Zecchi e Viviana Bugamelli in Zecchi, cioè a volte la fede del matrimonio è stata molto utile perché comunque all'interno le date e i nomi, quindi sì, Sala Vincenzina era lì con il marito, la consuocera e il nipotino che aspettavano la figlia e il genero che arrivasse, dovevano arrivare dalla fittera, e quindi sono rimasti coinvolti. È stata ritrovata nella notte perché non si trovava, non si capiva dove era. Può raccontarci anche un attimo questa, le storie, insomma, di queste persone, Sala Vincenzina? Sì, appunto, lei è la suocera dell'attuale presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, quindi tornavano dalla Svizzera perché la figlia era stata operata, quindi erano tutti lì ad accogliere, no? Tutta la famiglia allargata ad accogliere, per poi andare a fare un po' di vacanza insieme, e mentre aspettano questo treno in ritardo notano anche che sul primo binario c'è un treno che stava andando in Svizzera, insomma, e quindi vengono coinvolti. Il nipotino sarà ferito molto molto gravemente, lei morirà, la consuocera e il marito rimangono feriti più lievemente, ma poi ritrovarli tutti, no? Racconta Paolo Bolognese, ritrovarli, trovare il bambino all'ospedale, che anche lì non era stato riconosciuto, non si poteva capire, si diceva c'è un bambino di questi anni, e poi non si trovava, non sapevano dov'era, e anche perché 85, sì, qualcuno è morto dopo, ma vennero anche la medicina legale a un certo punto non c'era più spazio, quindi vennero portati anche in altri obitori, quindi anche proprio la ricerca è stata una cosa angosciante, angosciosa. La ringrazio ancora. Grazie a lei. Va bene, ancora? Sono tanti, sono veramente... Sono moltissimi, andrebbero ricordati tutti qua. Nella relazione ci sono dei profili che riguardano, sì, tutte le vittime. Sì,
le vittime nel senso delle 85 persone uccise naturalmente, brevi biografie insomma, e poi all'interno ci sono anche invece le alcune cioè, testimonianze naturalmente, sì. Sì, infatti ci limitiamo all'elencazione del prezioso lavoro che lei ha fatto, professoressa, e le chiedo di descrivere la vittima Mirko Castellaro, di 33 anni, se sì. Si ricorda. Sì, sì, no, adesso assolutamente, però sempre... No, certo. No, guardavo dove era, mi ricordavo Torino ma non mi ricordavo in provincia di Torino. E lui fra l'altro era stato, come dire, aveva vissuto in un paese in cui il padre era stato sindaco e lui era, viveva a Copparo, insomma a Ferrara, e aveva appena comprato una barca perché voleva in qualche modo mettere in piedi un'attività turistica, e quindi stava insieme ad un amico cercando di andare a raggiungere la sua barca che era in Sicilia, per permettere di vedere se funzionava la barca. Su vari ritardi fecero sì, appunto anche in questo caso, che la partenza fu ritardata, non dovevano partire il 2 agosto, però per questi, diciamo, questioni così come può capitare, sono partiti il 2 agosto. È una delle persone di cui insomma sappiamo queste cose, ma per esempio i familiari non raccontano tanto, quindi... Perché aveva un figlio e una moglie. Sì, però non ho trovato tante tracce di racconti, sì, perché succede anche questo, a volte quando le biografie sono molto scarne è perché poi le familiari non hanno più, non sono più sentite di raccontare. Comprensibilmente. La ringrazio. Niente. Va bene. Mi pare che abbiamo concluso. Se domande da parte della difesa, non vuole aggiungere nessuno. Grazie, si può accomodare. Grazie a voi. Scusate.